TG regionale, siamo soddisfatti di aver ottenuto un voto su due circa dei cittadini ferraresi, un risultato che ci premia gli sforzi che abbiamo fatto fino ad oggi nel presentare un programma elettorale, credo concreto, che parla di lavoro, di sicurezza, di una nuova gestione del welfare che vogliamo amministrare. E al tempo stesso ci entusiasma da qui alle prossime due settimane a cercare di convincere gli altri cittadini che non ci hanno dato ovviamente la possibilità di vincere al primo turno, però credo che il risultato superare sia eclatante di un'amministrazione che non è riuscita a compattarsi, di un'amministrazione che nel suo leader ha ottenuto il 30-31% dei voti. Noi crediamo da qui alle prossime due settimane di continuare questa campagna elettorale cercando di ottenere un risultato storico per quello che riguarda la città di Ferrara, al tempo stesso, come posso dire, c'è un lavoro da fare ovviamente per cercare di ottenere questo risultato. Noi ce la metteremo tutta e arrivare al 48,5-49% sinceramente è un dato che non ci aspettavamo.